Professore De Rosa, il premio Euromediterraneo è giunto alla 13ª edizione con grande successo, premia le eccellenze di questo paese. Oggi qui un ministro dell'attuale governo, il ministro Costa. L'Accademia Colonnese oggi è giunta alla 13ª edizione col suo premio Euromediterraneo, che viene ad assegnato ad una delle personalità più importanti del Mezzogiorno d'Italia, che si siano distinte per etica, morale e per impegno nel soprattutto scientifico e nel umanitario. E soprattutto oggi noi vogliamo portare all'attenzione del nostro paese che l'impegno profuso dal ministro generale Sergio Costa per la lotta alle ecomafie e soprattutto per la terra dei fuochi, che lo vede impegnato in prima persona. Per questo noi l'Accademia ha deciso di insignire per la 13ª edizione del premio Euromediterraneo un uomo onorevole come il ministro Sergio Costa, impegnatissimo nella lotta per l'ambiente. Lettore, oggi l'Università, il Dipartimento di Agraria, ospita una personalità eccellente. Tra l'altro si è laureato proprio in questi banchi. Sì, è un nostro figlio, diciamo, una persona che si è formata qui, che poi ha continuato una carriera strepitosa, e noi oggi lo premiamo per quanto lui sta facendo per l'ambiente, per l'Italia, nel suo ruolo oggi di ministro, ma prima ancora di generale dell'Arma dei Carabinieri Forestali, e lo premiamo anche perché rappresenta un simbolo per i nostri giovani, per i nostri docenti, che chi opera in maniera corretta, in maniera brillante nel campo della tutela ambientale può raggiungere le vette più alte della professionalità. Ministro, lei ha avuto tanti riconoscimenti, diciamo che lei ritorna un po' a casa. È vero. Ritorna un po' a casa e quindi le porta maggior orgoglio e maggiore soddisfazione questa medaglia, questo premio Euromediterraneo. Beh sì, qua torno a casa, qui sono entrato che avevo 18 anni, quindi è stata poi, tra l'altro, all'epoca erano scelte molto particolari, frequentare la facoltà di scienze agrarie, non esisteva la facoltà di scienze ambientali, quindi si studiava agraria e ambiente insieme, quindi mi fa anche emozione ritornare qua, rivedere queste sale meravigliose nella famosa Regia Facoltà di Portici. Per cui questo riconoscimento non me lo aspettavo, io ringrazio il comitato scientifico e chi me l'ho offerto, perché non pensavo di nemmeno di meritarlo, quindi mi fa ancora sorpresa, meraviglia, ma tutto sommato sono veramente contento. Come merita il suo impegno per l'ecomafia, l'impegno sociale, l'impegno nell'arma, questa è la motivazione? Sì, penso che sia legato a questa storia, diciamo, che oggi mi proietta su altri palcoscenici e che spero di far accrescere per il bene del cittadino. Stiamo lavorando su norme secondo me molto significative che tutelano molto, a mio parere almeno, l'ambiente e il territorio. Penso alla legge sulla tutela del mare, no? La salvamare, penso alla norma Terra Mia, quella sulle bonifiche e sulle ecomafie. Sono due norme importanti che vedranno la luce almeno in Consiglio dei Ministri nelle prossime settimane. E questo secondo me è una serie di passaggi ulteriori rispetto ad una storia che è nata qua e che può dire forse ai giovani studenti che frequentano questa facoltà: si può fare qualcosa. Abbiamo bisogno di persone come lei. Oh vabbè, troppo buono. Abbiamo bisogno di tutti quanti. Grazie. Sono uno dei tanti. Signor Prefetto, premiare delle eccellenze, dei giovani di questa terra è sempre un'emozione forte. Beh, certamente c'è un forte coinvolgimento, anche perché fa piacere vedere giovani così motivati, così impegnati su temi che sono sempre più cruciali per i destini non solo di questo territorio, ma un po' per tutto l'Europa, il mondo in generale. I temi che vanno sull'agricoltura, sull'ambiente, sono temi strategici che veramente vanno coltivati con il massimo impegno. Quindi grazie. È stato un vero piacere. Grazie.